Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi una ricetta che fa gola a molti, a me in primis perché io sono un amante della pizza, e andremo a fare una ricetta della pizza con un impasto veloce. Dico subito di cosa abbiamo bisogno, così procediamo con la ricetta. Hallo und herzlich willkommen in die Küche des Herzens. Heute machen wir einen sehr leckeren Pizzateig. Das ist eine einfach und schneller Pizzateig. Sag sofort, was wir brauchen für die Zutaten. Iniziamo a mettere tutta l'acqua nella nostra planetaria, anzi no, lo faccio qua. Vado a me sciogliere il lievito, aggiungo lo zucchero e un cucchiaio di miele. Lo zucchero va aggiunto per agevolare la lievitazione, invece il miele lo aggiungiamo per rendere l'impasto più morbido, così verrà sofficissimo e buonissimo. Andiamo ad inserirlo nella ciotola e mettiamo tutta la farina. Nebbia e iniziamo a far andare la nostra planetaria. Aggiungiamo pure l'olio, inseriamo pure il sale e lasciamo impastare per 10 minuti. Mentre che la nostra macchina impasta, occupiamoci di andare a condire la nostra passata di pomodoro. Io farò una salsa veloce, senza cottura. Sarà, prenderemo la passata di pomodoro, metteremo dell'origano, così, mi piace l'origano, lo metto, 3 grammi di sale su mezzo litro, del peperoncino, dell'olio extravergine di oliva, 2 giri e un cucchiaino da tè di zucchero, pure mezzo, e mescolate. In questo modo abbiamo la nostra passata di pomodoro pronta. Trascorsi 10 minuti, il nostro impasto della pizza è pronto. Lo andiamo a prelevare. Eccolo qua. Guardate che bello. Che bello. Dopodiché lo mettiamo sul nostro piano da lavoro e andiamo a dividerlo in 4 parti. Diamo un'altra girata, così vedete pure com'è la consistenza. E andiamo a fare dividerlo prima a metà e poi in altre 2 metà. E così. Dopodiché andiamo a prendere la parte superiore, la mettiamo di sotto, così da andare a dare forza al nostro impasto. La mettiamo sulla nostra placca da forno, le abbiamo messe nella nostra carta da forno, andiamo a cospargere la nostra mano con un po' di olio d'oliva e andiamo a mettere su tutta la superficie della nostra pallina, in questo modo. Distanziateli bene l'uno dall'altro perché ovviamente lieviteranno. Ricopriamo con pellicola trasparente in modo da non fare seccare i panetti. E la mettiamo forno spento, luce accesa per una quarantina di minuti. Fino a quando non vedrete che si raddoppia, ovviamente. A questo punto possiamo occuparci di andare a tritare il nostro formaggio e di preparare tutto quello che vogliamo mettere sopra la nostra pizza. Questo sta a voi decidere cosa volete preparare. A questo punto
il nostro impasto è lievitato. Accendiamo già il forno a 230 gradi statico. Spolverizziamo la nostra spianatoia con della farina di rimacina o con quello che più preferite. Io la preferisco, la rimacina. Prendiamo il nostro pino panetto, mettiamo un altro po' di farina sopra e andiamo a formare la nostra pizza. Io mi aiuterò mettendo la mano davanti per andare a formare il bordo in questo modo. Schiacciamo, giriamo e facciamo dall'altro lato. Andiamo a mettere un filo d'olio nella nostra placca da forno. Andiamo a togliere l'eccesso di farina e posizioniamo la nostra pizza sulla nostra teglia. La stessa cosa facciamo con la seconda. A questo punto siamo pronti per andare a condire le nostre pizze. Iniziamo a mettere del pomodoro e facciamo un movimento dall'interno verso l'esterno per andare a portare tutta la nostra salsa di pomodoro sulla superficie della nostra pizza. Ecco. Spolverizziamo con del parmigiano, che è il nostro formaggio. Facciamo il classico 6 dei pizzaioli e andiamo a spolverizzare con dell'origano. Mettiamo in forno nel ripiano più basso. Le nostre prime due pizze sono già pronte. Se volete questo impasto potete benissimo prepararlo, mettere in fornare la pizza per 10 minuti, dopodiché toglierla, fare una specie di precottura e metterla in congelatore e riprenderla all'occorrenza. Ed è veramente buonissima. Puoi farla cuocere sempre a 230 gradi per circa 10 minuti e sarà pronta. Questa è la mia pizza con impasto veloce. Adesso ne vado a tagliare un rettangolino e la provo insieme a voi. È ancora caldissima, fila così è come è venuta. Ecco qua, poi l'assaggiamo e vi dico com'è. È ottima, ragazzi, è calda, io non riesco a mangiare così caldo. Allora, che dire, questa ricetta non è mia, l'ho presa un po' di tempo fa dal web e non l'ho cambiata più. Questa è la pizza veloce che faccio. Detto questo, vi ringrazio ancora per aver guardato tutto il video. Se vi è piaciuta questa video ricetta, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e condividetemi sui social. Dalla cucina del cuore è tutto, alla prossima video ricetta. Ciao!